Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e l'energia del creato perché ci aiutino l'un l'altro in operosa concordia. Benedici questo presente. L'opera delle nostre mani. Che riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie.
la mirra, l'unguento che cura il male del mondo. E ringraziamo Dio di tutto questo. Dio è dolcezza, Dio è tenerezza, Dio è amore, Dio è bontà. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Entriamo a Betlemme. Ci troviamo in Galilea, a nord della Palestina, in un villaggio chiamato Nazareth. Colui che nascerà in te sarà grande e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti diceranno sterile. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono una serva del Signore, avvenga di me quello che detto. E l'angelo partì da lei. Thank you.
Il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non hanno paura. Conseguirò un figlio, lo darà alla luce e lo chiamerà Gesù. Sarà grande e chiamato figlio di Dio.